accentuazione riferita al contesto lavorativo, talché l'Accademia sembra tanto incapace di agevolare il reciproco ritorno alla discussione su una questione tanto controversa, bensì intendo limitare l'interferenza proprio di questa facoltà di scienze politiche, con sette legge, a meno che non ancora detto l'ultimo. Questa struttura accademica agisce, ma bensì intendo, è finalizzata l'azione di tutto ciò che è la complessità contemporanea che definiscono la realtà geopolitica di entità cercata appoggia su una composizione esplicitamente che scaturiscono da numerosi strumenti interpretativi costantemente condivisi e confrontati tra dimensioni e l'apporto offerto da diversi canali attraverso i quali quella lettura in altri termini anche opinion leaders americani Thomas Lauren Friedman di assegnare politica di quel paese ovvero altrettanto imprescindibile per diffondere nell'opinione pubblica nel cittadino la capacità di intuirne le connessioni, la funzione di indirizzo interpretativo, sollecitare i corsi universitari, gli indispensabili strumenti metodologici e degli assetti che caratterizzano i differenti scenari della contemporaneità. I fatti connessi all'approccio politologico che sostanzia la mia nello specifico, infatti, la proposta del legislatore è motivata dalla considerazione che la relativa carriera giornalistica sviluppata in un luogo esemplare, assolutamente condivisibile, di impegno civile e di responsabile modalità di trasmissione del percorso professionale. Signor Marrelli, il direttore del Dipartimento di Scienze, tutta la facoltà per questo riconoscimento che mi rende particolarmente orgoglioso, in prima fila, che è stato diciamo, per me una mentre lui era la guida della Federico II. A me il merito, o a seconda dei punti di vista, il demerito della democrazia e della società capitalista. E vorrei cominciare da Santita, dagli anni, poi inventiare, sicuramente per fare cinque criteri. Provo a prendere decisioni collettive vincolanti e nel determinare la pressione dominata. Ci interessa perché la visione e più recentemente la visione esistenziale che ha spinto in un paese come il nostro a interpretare il sistema e questa occupazione come un diritto democratico. Un curiosito, mi sono anche divertito a rileggere praticamente nel 2014 per non considerare i giornali. Più a favore anche loro. Un po' più a favore, girarlo di qua. Va bene. È cambiata molto e non sempre in meglio. È un rapporto complesso, molto complesso, che in Italia diciamo, ha avuto uno scivolamento verso forme diciamo, non proprio ideali. Cerchiamo adesso di riportarla su quelli che sono i binari appunto dettati dalla nostra Costituzione, che resta un punto fermo. Sì, un occhio particolare diciamo, soprattutto per le cose positive, poi ovviamente la cronaca altre volte ci costringe invece a occuparci anche delle cose meno belle. Cosa consiglio ragazzi? È una bella domanda questa. Diciamo, è un mestiere, bisogna avere tanta passione perché diciamo, è un mestiere sempre più difficile e diciamo, quel giornalismo eroico sul quale diciamo, siamo cresciuti noi pensando che fosse così. Poi abbiamo scoperto che non lo era. Secondo lei esiste la libertà di informazione quindi? Sì. In
Sì, esiste. È un mestiere che è cambiato molto strutturalmente, ma anche culturalmente? Sì, vabbè, naturalmente l'accesso anche ai nuovi media come internet hanno aperto una serie di frontiere che non sono solo frontiere tecnologiche, ma sono anche frontiere culturali.